Quando suonavano le tuffe è il titolo della mostra fotografica curata dal MUDIF nell'ambito del Maggio Diocesano della Cultura. L'esposizione è stata allestita nella Curia Vescovile di Nocera Inferiore. Attraverso le immagini selezionate dal Museo Didattico della Fotografia si scoprono volti e mestieri oggi scomparsi. Impresa fatta in maniera quasi artigianale che ha reso l'agro celebre nel mondo per l'industria conserviera, pastaia, metalmeccanica. Guardando le foto sembra quasi di rivivere quei momenti e di sentire il suono delle tufe, le sirene delle fabbriche, scandire le giornate di un mondo oramai scomparso. Nella storia ci sono le radici per far crescere gli alberi e per alimentare i virgulti. Queste poesie fanno venire un po' la pelle d'oca perché sono innanzitutto piene di poesia, ma sono ricche anche di un messaggio. La storia ci insegna che questa terra ha avuto un momento di grande splendore. Assolutamente sì, queste sono la storia che viene raccontata attraverso le storie, quindi attraverso le storie degli operai, attraverso le storie degli imprenditori che hanno reso questa terra in un tempo poi non tantissimo lontano, una terra veramente ricca grazie al loro lavoro. È questo che ci dovrebbe far pensare. Qui si tende a cancellare la memoria, come è avvenuto nel caso delle cotoniere, che resta appunto, come diceva, il mozzicone al ricordo, ma si potevano fare tante cose, tante belle cose, nulla togliendo, voglio dire, agli insediamenti che sarebbero dovuti poi essere realizzati. A noi manca il culto della memoria ed è quello che invece noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo con il recupero attraverso i materiali fotografici. Ed è un'operazione particolarmente valida, al di là di tutto, anche secondo me per il livello scolastico, perché è da lì, è dalle scuole che bisogna partire e ripartire per recuperare la memoria. Certo, assolutamente sì, tant'è che noi come associazione culturale il Didrammo insistiamo molto sulla didattica con le scuole. Le scuole vengono da noi, fanno delle visite guidate, dei percorsi specifici, perché solo così possiamo tramandare, come diceva, il culto della memoria, il ricordo di quello che siamo stati, ecco.